volta che un tarantato esibiva i sintomi associati al tarantismo, dei suonatori di tamburello, violino, organetto, armonica a bocca ed altri strumenti musicali andavano nell'abitazione del tarantato, oppure nella piazza principale del paese. I musicisti cominciavano a suonare la pizzica, una musica dal ritmo sfrenato. Il tarantato cominciava a danzare per lunghe ore sino allo sfinimento. La credenza voleva infatti che, mentre si consumavano le proprie energie nella danza, anche la taranta si consumasse e soffrisse sino ad essere annientata. Il ricorso a San Paolo è effetto della sovrapposizione del culto cristiano a quello molto più antico pagano dei serpenti. Anche la tarantola rappresenta un animale totemico, le cui origini si perdono nella notte dei tempi e sono anteriori al menadismo, al coribantismo e alle feste dionisiache a cui il tarantismo rimanda per gli aspetti orgiastici. Una volta, infatti, le donne che subivano frustrazioni per eccesso di fatica, povertà o tabù sessuali non potevano fare altro che rivolgersi a San Paolo per liberarsi dal male. San Paolo in particolare era considerato il santo dei poveri e il protettore degli animali striscianti, serpenti, scorpioni, ragni e quindi anche la tarantola. Il tarantismo o tarantolismo è una sorta di esorcismo popolare che sin dal lontano medioevo spinge uomini e donne che si ritengono morsi dalla tarantola, grosso ragno ancora esistente nel territorio, a recarsi il 29 giugno in pellegrinaggio al pozzo presso la chiesetta di San Paolo a Galatina per essere liberati definitivamente dagli effetti del veleno, che provoca nel malcapitato un languore mortale da cui si può essere liberati solo per mezzo della musica e dei colori. Da qui l'uso di nastrini colorati chiamate zagaregge, da legare al polso e di una musica ossessiva, la pizzica, che induce ad una danza sfrenata intorno al pozzo, la cui acqua è considerata simbolo di purificazione.